Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io ho visto il video della figlia di Renga e di Amangiovini, di Francesco Renga Amangiovini, di Yolanda Renga, che ha parlato, ha fatto vedere un po' gli haters, i suoi haters che la insultavano sul suo aspetto fisico: non sei brutta, non sei degna di tua madre, non sei degna di tuo padre, questo e quell'altro. Come se la bellezza dovesse essere una cosa ereditaria, come sono praticamente come figlio Brad Pitt, dovrebbe essere, cioè, quasi sempre uno bello e una bella fanno un figlio bello, però non sempre questo avviene. Io l'ho vista la ragazza, ma non mi sembra brutta. Non è manco bellissima, però manco brutta. È ancora una ragazzina, ancora una ragazzina dall'altro, quindi può crescere, può diventare anche una bella ragazza. Molto probabile che lo diventerà, perché essendo figli di due gnocchi, è capace che diventa pure una bella ragazza. Adesso è un po' acerba la ragazza, giustamente esteticamente parlando, è giovane, giovanissima. Però ha già una grande autostima, perché ha saputo rispondere agli haters, ha fatto un video abbastanza bello, significativo. Ha messo in risalto altro e non la sua, il suo lato estetico, perché oggi solo il lato estetico la gente guarda. Oggi guardano solo il lato estetico, e questa è una cosa bravissima, perché si guarda solo il lato estetico. Può servire, lì serve solo per approcciare, serve solo per dire mi piace esteticamente, voglio conoscerti, perché senza quello non puoi conoscere nessuno, a meno che vai su una biblioteca di intellettuali, ti interessa qualcuno che sa parlare, sa leggere, questo e quell'altro, però la maggior parte nei locali, nei bar, quello che è, su Facebook, sui social, su Instagram, per conoscere una persona ti piace esteticamente, altrimenti col cazzo tu approcci. Per esempio, sulla prova lampante, che faccio schifo esteticamente, lo ammetto, però io non mi fa più niente, a me dice, quando dici sei brutto, ma io, sinceramente non mi fa più niente, anzi, mi pino pure il culo se qualcuno dice sei bello, mi sono anche preso per il culo. Perché parlano i fatti per me, la mia storia parla attualmente per me i fatti. Però parliamo d'altro. Se questa ragazza non avesse una forte autostima, no? E si fosse suicidata, come tanti altri sono suicidati, perché tipo, torno a ripetere, Michele Rufino, un ragazzo di Torino che si suicidò perché questo lo chiamavano brutto. Se uno ha una forte autostima, mi spiegate come cazzo la mettiamo? Queste parole, le parole vanno pesate, ragazzi, vanno pesate, perché a volte possono finire peggio di un cazzotto. Le parole possono ferire peggio di un cazzotto, e quindi le parole vanno pesate. Vanno pesate. Quindi è inutile parlare di sensibilità, di sensibilità e empatia, non esiste più questa parola. Subito, questi social di merda, dice bene Mark Tyson, questi social di merda, cioè, ha il diritto di dire la nostra senza ricevere un pugno in faccia, perché tanto dici sono lontano anni di luce da questa persona, stanno tramite il mio comodo smartphone, tramite il mio PC, e posso insultare. Tanto non dico che si rischia di essere presa cazzotti. Voglio dire che se queste persone abbiano il coraggio di dire in faccia sei un cesso o sei brutto, voglio dire se quella cosa sei brutta, voglio dire quanti cazzotti si prenderebbero. Invece giustamente non posso, perché giustamente sta a chilometri e chilometri di distanza, chissà dove sta questo. E non posso più di imbloccarla una persona, non puoi fare altro nei social, questo voglio dire. Ancora oggi si giudica per l'aspetto estetico. Parlavo ieri, no? Nel video parlavo che una bella ragazza a Napoli, morta su un incidente stradale. Tutti quanti, peccato, era una bella ragazza, peccato, come se fosse un cesso, fosse stato un cesso, loro sti cazzi, di gran cazzi. Questo la gente giudica, ma la sua estetica, per esempio. Fecero un altro rapporto fra due serial killer, uno bello e uno brutto. Quello bello era peccato, un bello così faccino, un bel faccino così, ridotto ad essere un malato di mente, questo e quell'altro. Poi quell'altro c'è, ma si vede dalla faccia che è un malato di mente, che schifo, che orrendo, già la faccia è un mostro. Questo fa capire che la gente giudica solo in base all'estetica. Questo perché è un programma di merda come Uomini e Donne, maledico Rina che quella volta sbagliò col telecomando. Programmi di merda come vedete, le pubblicità, tutti gnocchi e gnocchi, i media, i social media hanno creato tutto, hanno fatto in modo che tu devi essere come quelle persone. La gente si sforza di essere come quelle persone, sia esteticamente, sia con la moneta, sia apparentemente, devono essere come quelle persone. Sia nel modo di vestirsi, nel modo di ostentare ricchezze, sia nel modo di essere fisicamente, si vede, sono tutti fatti con lo stampino, taglia a cresta, taglio rasato ai lati, ben vestiti, macchine, motori, cioè, ostento, fanno i debiti secondo me per fare questo, ma per ostentare, rischiano anche di non mangiare a pranzo, a cena, basta che devono ostentare che sono ricchi, sta gente di merda. Qui ci hanno dato un po' il cervello, tanto nel frattempo l'Italia va in malora. L'Italia è un paese che fa sempre più schifo, ha dato il lusso di fare anche la spesa, ma che si cazzi, l'importante è che apparire, l'importante è dire sui social, guarda, io sono stato questo, sono stato al pizzeria liberatore, sono stato qua, oh, che bello, faccio una foto, ho ricevuto 100 follow, 100 like, che bello, ho su TikTok un video, un milione di visualizzazioni, ho avuto il mio video,
Andate a fanculo, pensate alle cose serie, ragazzi. Non dico sempre, non si fa male pensare a stronzate, pensate anche alle cose serie. Soprattutto là dovete finire di giudicare la gente per il lato estetico. Perché avete rotto i coglioni. Avete rotto il cazzo di giudicare la gente per il lato estetico. Io non dico che l'estetica non è importante, però non giudicate la gente solo per quello. Dovete guardare anche altro. Perché se la canzone è bella e poi non sinceramente, sì, se è bella e poi a balla, allora. Beato chi se lo trova, chi se la trova. Una ragazza bella, sistemata, gente intelligente col cervello. Se mi la conosco una che è così, e fa, sono 4 anni che ci vado dietro, che mi fa impazzire. Però, sinceramente parlando, molte persone fanno anche bene, ma vuote, cioè, non danno niente, contenuto è zero. Come una bella, bel libro, una bella copertina, e poi il contenuto è banale, la lettura è banale. E così molte persone lo sono, ma magari ci sono anche le persone belle esteticamente, che sono anche delle intelligenti, sono persone empatiche, queste qua, a voi ci stanno. Magari sono anche le prime che sono più insicure di se stessi, a voglia. Però se questa ragazza si fosse suicidata, tutti quanti, tipo Lina, brava, che brava ragazza, peccato, era una bella ragazza, ma in vita è un cesso, quello, quell'altro. Avete finito, ragazzi, avete finito, fate i coglioni. Veramente dice bene MacTaso, ci vorrebbe questo, ci vorrebbe per farmi un po' drizzare un po'. Che a volte molta gente veramente dovrebbe essere bastonata invece di essere drizzata solo con i cazzotti, invece di essere drizzata con le parole. Perché veramente avete rotto il cazzo di giudicare la gente per il lato estetico. Come se fosse. Ma forse. Ma c'è parte di gente che insulta, sono gente o fake, senza foto, con foto false, o cessi. Difficilmente uno che è bello, uno che è sicuro di se stesso va a insultare le persone. Ma ci passa di essere frustrato. Una volta un mio amico era frustrato di merda, che ha suicidato questo ragazzo, l'ha dato per dire il karma. Mi disse se per riassare. All'epoca ero bellino, non ero brutto come adesso, però era bellino. No, sei brutto in realtà, non ti credo che sei bello. Se, voleva proprio offendere, voleva proprio far modo che la mia autostima andasse a zero. E ci riuscì purtroppo. Che non avevo una grande sicurezza di me stesso, quelle parole mi ferirono profondamente. E poi con il rapporto con questo ragazzo, dopo lo cacciavo pure a calci, che si approfittò perché c'ho 6-7 anni più di me. All'epoca ero più ragazzino. Poi quando sono cresciuto, sono andato più alto di lui, quasi alto come lui, l'ho mandato a fanculo e quasi lo stavo prendendo a calci in culo. Poi si è suicidato, mi è anche dispiaciuto questo ragazzo. Però per farmi capire, le parole tagliano come vetro, come il vetro tagliano. Questo voglio dire, che chi insulta è frustrato. Perché io, se sono sicuro di me stesso, e soprattutto non me ne frega un cazzo degli altri, non vanno a giudicare le persone, soprattutto per il lato estetico. Io giudico una persona in base a come si comporta con me. Se tu ti comporti male, dico che tu sei una merda e ti comporti, ti vanno a fanculo. Se tu ti comporti bene, dico che sei una brava persona e ti elogio. Ma non è che se tu sei bello o brutta, a me non me ne frega un cazzo. Certo, se sei una persona che per me è brutta esteticamente, in questo caso è una ragazza, ci parlo di amicizia, ma non vado oltre. Se invece una ragazza mi interessa esteticamente e mi suscita interesse anche per altro, allora io ci provo, voglio avere qualcosa con questa ragazza. Voglio un rapporto sessuale, voglio starci insieme, voglio conoscerla, quello che è. Non bisogna giudicare le persone esteticamente, basta, avete rotto i coglioni.